e sono quasi le 5 di un venerdì mattina. Io mi sono svegliata alle 4 con Mile, come al solito, ma sono un pochettino lenta poi a fare il caffè, insomma, a carburare, perché mi alzo, poi faccio la mia mezz'oretta di, non so se chiamarla meditazione, insomma, ho bisogno di silenzio. Io sono svegliata alle 4 e riesco ad essere, non dico in ritardo, ma insomma, a ridurmi sempre all'ultimo. Direzione Ivrea. E questa è la stazione di Aosta, la piccola stazione di Aosta. Quattro binari e un sottopasso. È la principale stazione e l'unica ferroviaria della città di Aosta. Capolinea delle linee per Ivrea Chivasso verso il Piemonte e Presantidie. L'impianto fu inaugurato il 4 luglio del 1886, contestualmente all'attivazione della tratta Donnas Aosta. Il tempo di percorrenza varia dai 57 minuti a un'ora e un quarto, dipende dalle fermate del treno e da che treno prendi. E il costo del biglietto è di 4,80 euro, mentre da Torino ad arrivare a Ivrea costa 2 euro in più, e questa cosa non sono mai riuscita a capirla. E benvenuti ad Ivrea. Ivrea si posiziona sulla collina alla serra, dominata dalle quattro torri del castello di Arduino, che a breve vi farò vedere, il quale è stato fatto costruire nel 1358 da Amedeo IV di Savoia, il quale oggi è adibito a sede di eventi e mostre. Mentre qui abbiamo il fiume Dora Baltea, canalizzato nel cosiddetto Naviglio di Ivrea, il quale attraversa la città, regalandone sicuramente piccoli scorci romantici che adesso vi farò vedere. Ed ovviamente, se passate da Ivrea, non potete andare a assaggiare un pezzo della tanto rinomata torta 900. Alla fine dell'Ottocento, per celebrare degnamente l'arrivo del nuovo secolo, Ottavio Bertinotti, celebre pasticcere di Ivrea, decise quindi di creare un nuovo dolce da proporre ai suoi affezionati clienti. Così nasce questa famosa torta 900. Nome scelto proprio in omaggio del nuovo secolo. Una torta deliziosa realizzata con due sottili strati di pan di Spagna al cioccolato, farcita con leggera e delicata mousse al cioccolato e ricoperta da un semplice strato di zucchero a velo. La particolarità di questo dolce è che ha un brevetto registrato ed è finita in tutti i giornali. E appunto la particolarità consiste in questa crema, il quale segreto è stato mantenuto ancora oggi dalla famiglia Balla, che nel 72 rilevò il laboratorio e quindi il brevetto. Prezzo medio per una fetta di torta e due caffè, 14,50 euro. Ma continuiamo con questa mini guida turistica. Anche questo ovviamente è uno dei video richiesti. Lei vede il centro storico di Ivrea. Allora, teatro della battaglia dell'Arancia, che ormai credo sappiate tutti, nei giorni del famoso carnevale di Ivrea, che sarà a febbraio,
Camminando siamo andati verso il Duomo di Santa Maria Assunta, dove abbiamo poi visitato anche la cripta, il quale è stato edificato nel IV secolo d.C., sui resti appunto di un antico tempio romano. Siamo poi andati avanti, proseguendo per Piazza Castello, siamo arrivati al monastero di Santa Chiara, poi abbiamo anche visto la biblioteca, la sede del Museo Civico, il Teatro Giacosa, cos'altro c'era? Cos'altro c'era? L'Anfiteatro Romano di Ivrea, però sono tutte cose che abbiamo visto gratuitamente da fuori. E anche la visita qui alla cripta che state vedendo, anche quella è gratuita. Ci è bastato spendere 14,50 euro per una fetta di tarta. No, ovviamente scherzo, ci sarebbe piaciuto davvero visitare l'interno del castello, ma era chiuso, insomma, però le chiese le abbiamo trovate aperte e anche appunto la cripta, che è stata davvero una bella esperienza. Una panoramica da fuori dell'imponente castello di Ivrea, situato nella parte alta della città, è chiamato da Giosuè Carducci Castello delle Due Torri Rosse. Edificio a pianta quadrata, costruito nel 1358 su committenza di Amedeo VI di Savoia, per scopi difensivi. E questo è tutto quello che so, che mi ricordo. E dopo tutto questo camminare, avevamo sicuramente smaltito la torta con la quale avevamo fatto colazione e c'era venuto fame. Nella via centrale è ovviamente pieno di trattorie, alcune più buone, alcune meno buone, alcune oneste, alcune che invece se ne approfittano, insomma, tutto il mondo è paese, credo come un pochettino dappertutto. E alla fine noi abbiamo optato per il sushi, io avevo voglia di sushi. E prima di rientrare verso la stazione, immancabile il passaggio verso il corso di canottaggio. Per Ivrea e per il Canavese, che quest'estate dal 5 al 10 luglio hanno avuto proprio i campionati del mondo, sia nella categoria junior che negli under. Arrivata a casa, sono le 7 di sera e non del mattino. Qualcuno si era appisolato dopo una lunga, lunghissima giornata con tanto di straordinari. E noi avevamo una cena con le nostre amiche, quelle amiche che ci siamo ripromesse di ritagliarci del tempo e vederci almeno una volta al mese. Per quanto riguarda il mio abbigliamento, visto che me l'avevi chiesto, i miei capi preferiti per quanto riguarda i pantaloni sono i classici pantaloni a sigaretta, quelli che si usano o si usavano da sempre, da una vita. E volevo mettere quelli che ho fatto allargare, come hai appena visto, di un bel po' di centimetri, visto che li avevo pagati parecchio, parecchio, insomma. Ma li ho fatti allargare e non avevo fatto aggiustare la cerniera, che avevo rotto cercando di metterli prima di farli allargare. Quindi abbiamo ripiegato con dei leggings, i soliti leggings, i quali vanno bene per tutte le misure. Se vieni ad Aosta ed hai problemi di intolleranze, uno degli unici due posti che a oggi conosco è questo, attaccato ad Aosta, a Gressan, Le Bon Plan, il quale ti dà la scelta di cucina vegetariana e soprattutto cucina senza glutine.
Domenica mattina ad Aosta c'erano un po' di cose carine. C'era la fiera del cioccolato, la castagnata organizzata dalla Pro Loco del nostro comune, con la sfilata dei costumi dei bimbi, e per concludere poi in serata con la programmazione di Hocus Pocus 2. Ma Milena aveva voglia di uscire un pochettino dalle montagne, come ogni tanto capita. Per quanto siano belle, ogni tanto sentiamo proprio l'esigenza di doverla abbandonare un attimo per vedere oltre. Quindi scegliamo la pianura, prevalentemente veniamo sempre verso il Piemonte. In realtà dovevamo andare al settimo, all'outlet, perché non so se vi ricordate il grande decluttering che abbiamo fatto. Milena ha dato via tutte le sue maglie e ancora oggi non se le comprate. Più che maglie, insomma, questi tipi di maglioncini, quello che adesso gli vedete indossato, che in realtà è mio. Ce n'è uno bianco e uno nero che riesce a mettere, ma rimangono un pochettino larghi sul seno, come forse si potrà vedere. Ma è che quando decidi di comprare, soprattutto mille, che è una cosa che bene o male fa da sempre, compra sempre con consapevolezza. Quindi è più di un mese che è alla ricerca di maglie. Ha guardato anche online, ma non compra online, e neanche io ho mai comprato online i vestiti, perché credo che i vestiti li devi comunque sia vedere e provare. Siamo riuscite poi finalmente, tornando indietro, a passare dall'outlet, dove Dove? alla fine, fra tutti i negozi che c'erano, neanche qui è riuscito a trovare una maglia, perché ne ha trovata solo una in un negozio che si chiama King, mi sembra, e che si trova dentro il parco commerciale Settimo Cielo. Ma è che quando sai esattamente cosa vuoi, rimani ferma nella tua decisione, e quindi non fai in modo di farti influenzare dalle vetrine, o meglio, non fai in modo che gli altri scelgano per te. E questi sono stati i nostri acquisti della giornata. Dal momento che ero all'IKEA non potevo non prendermi un'altra edera. Ormai è diventata proprio una fissa quella delle edere, perché ho visto che non hanno bisogno di tanta luce e che crescono benissimo lo stesso. Sono andata a prendermi un innaffiatoio perché tutte le volte che annaffio con la bottiglia, l'acqua è più quella che scende sotto che quella che rimane nelle piante. Ho preso una nuova brocca per l'acqua e una tortiera, della quale necessitavo, perché le mie erano ormai tutte rigate a furia di tagliare con il coltello. Chissà chi sarà. E questa è l'unica maglia che al momento mi ha trovato. Io con questo video spero di aver risposto a quello che mi avevi chiesto, ma soprattutto spero di averti fatto compagnia. Io ti auguro un meraviglioso fine settimana e noi ci vediamo lunedì. Ciao!